Grazie, quindi le antenne sul territorio non sono solo i comuni, ma ci sono anche le autonomie funzionali che si candidano, vedremo di valorizzare anche questo spunto. Do la parola adesso al Sindaco di Roma, l'onorevole Alemanno. Grazie alla Fondazione per la sussidiarietà per questo costante lavoro e opera per diffondere questo principio fondamentale e per fare in modo anche di vedere soprattutto quanto concretamente questo principio viene realmente applicato nei contesti amministrativi e pubblici della nostra vita amministrativa. Dunque, io vorrei innanzitutto partire dal tema dei comuni. Credo che il sindaco Chiamparino qualcosa abbia già detto, però ecco, io vorrei sottolineare un fatto, che noi come comuni italiani ci troviamo oggi in qualche misura dentro una sorta di compressione istituzionale, nel senso che una serie di vicende politiche, culturali hanno fatto sì che sui comuni si sono andati a scaricare una serie di aspettative, di funzioni, di servizi a cui non ha corrisposto e non corrisponde un contestuale allargamento delle strutture, delle risorse e di quelli che sono gli strumenti concreti per dare risposta a queste aspettative crescenti. Se guardiamo la filiera istituzionale, se percorriamo il federalismo o la sussidiarietà verticale, noi vediamo che nel corso di questi ultimi anni i comuni sono stati l'anello della catena che maggiormente si è visto sottrarre risorse e contemporaneamente quello su cui sono state delegate più funzioni concrete, effettive. Se a questo si aggiunge il dato storico, è naturale che il cittadino quando guarda l'istituzione ha come primo riferimento i sindaci e i comuni, questo indica il disagio su cui vivono oggi gli 8.350 comuni italiani. Un disagio che si è manifestato, al di là degli schieramenti centrodestra e centrosinistra, in manifestazioni, richieste di colloqui con il governo. C'è stata da parte del governo due segnali importanti, che sono state le risorse che sono state affidate, riconosciute rispetto al taglio dell'ICI sulla prima casa e la correzione che oggi in itinere in Parlamento rispetto a alcune norme della finanziaria che scaricavano direttamente sui comuni alcuni problemi di tagli e di razionalizzazione della spesa pubblica. Sottolineo sempre che tutto questo deriva anche da una sorta di paradosso, perché mentre l'anello intermedio della filiera istituzionale delle regioni hanno un forte grado di autodeterminazione, anzi un assoluto grado di autodeterminazione, i comuni e in parte le province continuano a essere direttamente dipendenti dal Parlamento, dal governo centrale per quanto riguarda molte delle loro funzioni e prerogative. Questo vale anche in termini di ceto politico, mentre gli stipendi, le prerogative, gli spazi dei consigli regionali continuano a crescere periodicamente anno dopo anno. Quelle che invece sono gli spazi, le prerogative, i riconoscimenti, faccio la cosa più banale, i consigli comunali crollano verticalmente con una tendenza veramente preoccupante, perché tutti i tagli e tutti gli spazi che vengono operati ricadono su questa categoria che, ripeto, è molto esposta al diretto contatto con la pubblica amministrazione e con la cittadinanza e anche alla gestione di problemi e di interessi concreti molto significativi. Ecco, tutto questo ovviamente ha implicazioni che non riguardano il rapporto alla sussidiarietà molto ampie e molto complesse, però anche un riverbero chiaro sul versante della sussidiarietà. E qual è questo riverbero? È quello che c'è, una spinta che deve essere interpretata e guidata nel fare in modo che ci sia la possibilità di liberarsi da questa pressione, riuscendo realmente a realizzare sul territorio principi e esperienze concrete di sussidiarietà orizzontale. Se la sussidiarietà verticale determina una pressione, una compressione dell'anello istituzionale dei comuni, i comuni possono virtuosamente rispondere a questa pressione se realmente scommettono fino in fondo su una pratica di sussidiarietà orizzontale.
Non perché ovviamente questo sia un modo per scaricare responsabilità o costi sulla società civile, ma perché questa è una risposta che in qualche modo ci porta a far sì che l'assunzione di responsabilità dei comuni sia condivisa con la società civile in maniera tale che insieme realmente si concorra al bene comune, così come ci indica il principio di sussidiarietà. Faccio un esempio per comprenderci. Il rapporto sottolinea come da parte dei pubblici amministratori c'è fiducia alla sussidiarietà, soprattutto per quanto riguarda gli asili nido e per quanto riguarda i servizi agli anziani. C'è fiducia complessiva da parte dei pubblici amministratori rispetto alla sussidiarietà, e quindi questo dimostra che c'è una consapevolezza che sta crescendo su questo versante, e sottolinea questo dato. Cifra alle mano, gli asili nido del Comune di Roma, se sono gestiti direttamente dal pubblico, costano circa 12.500 euro l'anno per bambino. Se sono affidati in convenzione a strutture private, cooperative o altre realtà convenzionate col Comune, costano la pubblica amministrazione, con gli stessi servizi, con gli stessi costi, diciamo così, di rette e altre cose, qualcosa come 6.000-7.000 euro a bambino l'anno. Quindi siamo di fronte a un costo che è circa la metà, e ripeto, questo senza detrimento per la qualità del servizio, senza detrimento senza aumento delle tariffe o altre realtà di questo genere. Basta soltanto questo dato per far comprendere quanto ci sia la possibilità e necessità di lavorare su un versante di investimenti, di interventi che permettano sostanzialmente di dare delle risposte più diffuse. Questi costi unitari minori non significano una tendenza a comprimere la sfera sociale, ma significa una possibilità, una potenzialità per riuscire in qualche modo a ridurre quelle che sono le diciamo così, liste d'attesa, che comunque continuano ad essere ingenti e significative. E questo ovviamente vale anche per quanto riguarda gli anziani, anche per quanto riguarda una serie di servizi. Dov'è la difficoltà che sorge rispetto a questa situazione, a questa possibilità di seguire questa strada? La difficoltà è data dalla possibilità, da un lato, di gestire degli accreditamenti che siano delle liste di accreditamento che siano sostanzialmente trasparenti e chiare dal punto di vista di quello che è l'accesso, senza creare né facili indulgenze nell'accesso né diciamo, chiusure rispetto a quelle che possono essere la richiesta di ingressi o realtà diverse. E l'altra difficoltà è quella di definire delle convenzioni, dei coinvolgimenti, insomma dei costi che siano realmente equilibrati e che non portino sostanzialmente a abbassare questi costi, abbassare queste risorse che vengono date dall'amministrazione comunale ai soggetti privati che svolgono i servizi, e che poi questo abbassamento, questa corsa al ribasso non si scarichi sulla testa e sulle spalle degli utenti, delle famiglie, delle persone che in qualche modo sono quelli che ricevono i servizi. Allora, da questo punto di vista, il Comune di Roma sta conducendo una ricerca che da un lato è una ricerca, diciamo così, sperimentale, e dall'altro lato in qualche modo fa un po' da cavia per quanto riguarda complessivamente il sistema dei comuni, perché noi abbiamo firmato una convenzione con l'IFEL, che è la fondazione dell'ANCI, che farà sì che il Comune di Roma sarà il primo banco di prova, il primo, diciamo così, terreno di verifica per quanto riguarda la definizione di quelli che sono i cosiddetti costi standard. Cioè, voi sapete che nell'applicazione del federalismo fiscale uno dei passaggi decisivi per definire la distribuzione delle risorse attraverso il federalismo fiscale è quello di passare dalla spesa storica dei diversi servizi alla definizione dei costi standard, che permettono di individuare, tra virgolette, il costo reale, se volete industriale, per usare una parola un po' inappropriata quando si parla di servizi alla persona, ma insomma il costo reale di un servizio, un costo standard di riferimento per andare a costruire quelle che possono essere appunto complessivamente le necessità che sono di fronte a noi. Noi stiamo facendo questa ricerca, quando ci saranno i risultati di questa ricerca, questa realtà sarà utilizzata dall'ANCI da un lato e dal governo, speriamo dall'altro lato, proprio per intervenire sulla riforma del federalismo fiscale. Ma questo risultato del costo standard diventa anche uno strumento fondamentale per regolare il rapporto fra la pubblica amministrazione e quella che è la realtà
delle convenzioni e del coinvolgimento della società civile, perché questo ci permette sostanzialmente di creare un rapporto che non porta né a equivoci o a magari, diciamo così, interessi celati, perché sappiamo che purtroppo in molti casi, quando ci sono stati servizi che vengono, diciamo così, messi a bando e affidati a soggetti privati, spesso accade che questi servizi o che queste convenzioni servono anche per, principalmente per pagare i costi di struttura di una realtà privata. Abbiamo avuto molti casi in cui ci sono stati finanziamenti di fatto a strutture in realtà che sono passate attraverso la creazione di queste convenzioni, ma dall'altro lato all'opposto, che poi si creano delle condizioni per cui passino dei bandi, passino delle aggiudicazioni che poi non possono non tradursi in compressione dei diritti dei lavoratori o in compressione di quella che è la qualità dei servizi che vengono dati all'utente. Avere un costo standard di riferimento permette alla pubblica amministrazione di avere una chiarezza di rapporto e di avere dei punti di riferimento per costruire questa realtà in termini realmente equilibrati e decisivi. Aggiungo che il problema fondamentale su cui bisogna riuscire a procedere è quello di fare in modo che vengano rimosse tutte quelle, diciamo così, difficoltà burocratiche e problemi non manifesti, per cui si riduce la possibilità di scelta da parte del cittadino. Noi sappiamo che c'è sussidiarietà effettiva nell'erogazione dei servizi e c'è realmente, insomma, la definizione di un passo indietro alla pubblica amministrazione quando è l'utente, il cittadino, che sceglie fra offerte diverse, non è quando la pubblica amministrazione che sceglie questo o quell'erogatore per dare i servizi stessi. Questo principio è un principio ovviamente affermato e condiviso a parole da tutti, ma noi sappiamo che poi in realtà questo principio del diritto, della libertà di scelta da parte del cittadino e dell'utente, viene poi manomesso e compromesso da una serie di espedienti o di situazioni concrete e difficili, per cui poi in realtà non c'è questa possibilità di scelta, che poi il cittadino in teoria potrebbe scegliere, ma in pratica, pensiamo soprattutto ai soggetti deboli, ai soggetti fragili, alle anziane e altre cose, deve adattarsi a un servizio che è stato scelto dalla pubblica amministrazione. Quindi non si tratta soltanto di avere delle liste di accreditamento che siano il più trasparenti possibili, ma si tratta di riuscire a fare in modo che ci sia realmente, come offerta, come servizio, come anche capacità di controllo e di comunicazione da parte della pubblica amministrazione, il fatto di mettere in condizione il cittadino, l'anziano, la persona, la famiglia, in condizione di scegliere fra servizi diversi e quindi di andare realmente a premiare la qualità e realmente a valorizzare quella che è la libertà e il principio di scelta da parte delle famiglie. Questa necessità implica una diversa organizzazione da parte della pubblica amministrazione. E qua veniamo al passaggio ulteriore e decisivo. Noi stiamo lavorando per elaborare e quindi applicare il nuovo piano regolatore sociale del Comune di Roma. Quello precedente è molto vecchio, è molto antico, scaduto da molti anni. Le linee guida del nuovo piano regolatore sociale sono adesso in discussione al Consiglio Comunale. Dentro queste linee guida del piano regolatore sociale si tratta di compiere realmente una riforma da parte della pubblica amministrazione comunale, dei servizi sociali e degli altri realtà e servizi, che sostanzialmente permettano di avere una strutturazione che garantisca sul territorio questa capacità di comunicazione, questa capacità di scelta, che garantisca la gestione delle liste di accreditamento, che garantisca sostanzialmente la possibilità di compiere questa rivoluzione sussidiaria che va fatta, che ha delle sue coerenze di fondo, perché un grande problema, un altro grande problema che si vede nel territorio, girando per comuni, è che spesso vengono realizzati dei compromessi, dei punti di equilibrio che in realtà sono dei compromessi non virtuosi, che finiscono per tradire l'intenzione, per tradire quella che è la volontà di fare un effettivo affidamento, un'effettiva scommessa sulla sussidiarietà e sulla libertà. Quindi c'è un problema che nel cambio di modello, da un modello dirigista, centralista, da un modello paternalista a un modello di carattere sussidiario, ci sono dei cambiamenti, delle strutture di fondo che devono essere realizzate complessivamente, perché altrimenti si finisce soltanto per attrarre verso un sistema centralista e paternalista soggetti del privato sociale, soggetti della società civile, e si finisce per subordinare alla realtà della politica. Questo è un meccanismo che conosciamo bene, tante volte in questa sede, in sede simile abbiamo discusso,
forme di sussidiarietà o di presunta sussidiarietà, forme di welfare mix, come viene abitualmente definite, in cui in realtà non si fa il salto livello per cui sceglie l'utente, non si fa il salto livello per cui c'è un meccanismo reale di partecipazione, non si realizzano condizioni di effettiva libertà, finiscono per essere strumenti di subordinazione del privato sociale nei confronti della politica della pubblica amministrazione, che di fatto condiziona, ricatta e sottomette la realtà delle associazioni rispetto a quelle che sono la possibilità di dare questa convenzione, questa concessione, questa realtà. Tant'è che in molte situazioni noi abbiamo trovato realtà significative del privato sociale, del volontariato, dell'associazionismo che si sono sottratte, che si erano sottratte totalmente a un rapporto alla pubblica amministrazione, rifiutavano questo rapporto, rifiutavano una collaborazione proprio per non essere messi in condizione di chinare la testa rispetto ai diktat che venivano dalla politica e ai diktat che venivano dal dirigismo, quindi proprio gente che si chiamava totalmente fuori e che viveva separatamente rispetto alle varie realtà, alle varie situazioni. Quindi applicare un piano regolatore sociale significa costruire un modello coerente che garantisce una serie di condizioni per cui ci sia sussidiarietà vera e ci sia un vero salto di paradigma. Poi, con tutta la gradualità del caso, con tutte le attenzioni, nessuno pretende di fare l'iper rivoluzionario da questo punto di vista, ma ci sono delle coerenze di fondo che vanno garantite, altrimenti non c'è sussidiarietà vera. Aggiungo un altro aspetto che è quello del territorio. Quello che io rilevo dal punto di vista della mia esperienza è che spesso il grande punto debole è la non esatta distribuzione nel territorio, non effettiva distribuzione nel territorio degli interventi. Ci sono aree della città, di una città per esempio complessa come Roma, in cui si concentrano tanti interventi da parte della società civile, da parte delle associazioni, eccetera. Ci sono aree che, magari anche perché sono aree nuove, perché sono aree meno sconosciute, perché sono aree che hanno meno forme di aggregazione sociale, in cui c'è la totale desertificazione. Magari c'è la parrocchia, magari c'è quello che ruota attorno alla parrocchia, quando riusciamo a fare in modo che ci sia anche una sede decente per una parrocchia, ma poi per il resto non c'è niente. Quindi noi nel territorio passiamo da aree anche periferiche, molto attenzionate, molto tra virgolette di moda, in cui si concentrano molti interventi, ad aree che sono meno attenzionate, meno conosciute o nuove, e che dove invece non c'è, c'è una totale carenza di intervento, di presenza, e quindi lì c'è proprio una sorta di necessità quasi di intervenire verticalmente con quello che si riesce a fare dalla pubblica amministrazione. Quindi ci devono essere dei luoghi e dei terreni in cui ci sia meccanismi di vera partecipazione, in cui la realtà associativa possa essere da un lato coinvolta la pubblica amministrazione a conoscere dati e altre cose, dall'altro lato a suggerire, a proporre, ma che permettono sostanzialmente di andare a verificare la rete complessiva che esce fuori dai diversi interventi convenzionati, della pubblica amministrazione, totalmente spontanea e altre cose, per vedere là dove in questa mappa delle emergenze, mappa del bisogno, ci sono i veri buchi neri, le vere realtà dove bisogna cercare di concentrare presenze e situazioni dal punto di vista effettivo. Allora io voglio anche citare un altro aspetto. Noi abbiamo appena finito l'accordo con il Banco Alimentare e andremo a realizzare il nuovo modello. Questo è un aspetto, a mio avviso, estremamente importante, perché riuscire ad avere una realtà per cui sul banco alimentare, sul versante del dato alimentare, ci sia un servizio che realmente evita lo spreco, l'abbandono di generi alimentari e che permetta sostanzialmente di farlo non con pretese diciamo così, pubblicistiche, burocratiche, per cui lo fa direttamente la pubblica amministrazione, lo fanno realmente strutture del privato sociale, permette sostanzialmente di far affluire in termini dell'emergenza alimentare, in termini dell'assistenza, una serie di beni, di risorse che nelle prime linee delle mense per i poveri, per le periferie, nel disagio di tante famiglie che oggi sono nella condizione di avere problemi di carattere alimentare, far fluire una grande monte di risorse che oggi vengono veramente distrutte, sprecate, con un atteggiamento assolutamente inaccettabile e vergognoso. Quindi anche questo tipo di servizi e di meccanismi permette di aumentare il grado di rete che viene in qualche modo offerto. Infine, per completare un attimo il quadro e poi torno al rapporto, c'è il tema dei servizi pubblici locali, delle privatizzazioni, della possibilità reale di coinvolgere il mondo delle imprese in quelli che sono i servizi della pubblica amministrazione stessa. Ecco, da questo punto di vista io credo che
tutte le ultime norme, che peraltro sono state oggetto di grandi polemiche, pensiamo alla questione dell'acqua, altre realtà di questo genere, devono essere occasione per un effettivo confronto con la realtà del mercato e per una capacità di coinvolgere i vari soggetti privati, le varie imprese, le forme di impresa diffusa, eccetera, in risposte per quanto riguarda i servizi pubblici locali, che effettivamente siano un'alternativa al dato puramente pubblico e che, secondo me, devono in qualche modo riprendere una nuova riflessione. Bisogna fare in modo che questo passaggio, gli anni posti dal decreto Ronchi per realizzare determinate forme di privatizzazione, devono essere anni non semplicemente di illazione su chi si approprierà di questo, di quell'altro e così, ma devono essere momenti di dibattito molto diffuso, molto approfondito per trovare le forme giuste, perché questa è un'occasione che può diventare assolutamente pericolosa oppure diventare molto promettente per dare più spazio al mercato in termini non di puro interesse privato, ma al mercato come modo di diffondere benessere e diffondere, diciamo così, occasioni di libertà e di impresa a persone, a giovani e a realtà che emergono nel contesto sociale. Allora concludo tornando sul rapporto. Mi pare che il rapporto dica che dentro la pubblica amministrazione c'è una consapevolezza più diffusa da parte degli amministratori rispetto all'importanza del principio di sussidiarietà, al suo carattere determinante nella riforma e nel cambiamento della nostra amministrazione pubblica. Questa consapevolezza deve diventare, questo è quello che voglio dire, però non semplicemente una retorica pubblica, non semplicemente la creazione di piccoli spot, di piccoli esperimenti che spesso poi divengono esperimenti di subordinazione da parte della pubblica amministrazione nei confronti della realtà associativa, ma devono diventare una spinta a un grande cambiamento di modello. Fare, per quanto riguarda noi, il piano regolatore sociale, definire il costo standard, fare questi interventi, deve essere l'occasione per fare un cambio, un salto vero di paradigma che è assolutamente necessario e su cui dobbiamo chiamare tutti i comuni italiani. Farlo nei comuni principali ha un grande valore di esempio. Credo che l'ANCI debba lavorare attentamente anche con la Fondazione per la Sussidiarietà per fare in modo che questi anni in cui i comuni soffrono, da questa sofferenza, da questa crisi, nasca un cambiamento. Questo può essere il momento in cui questo viene realizzato. Siamo alla vigilia di questo benedetto federalismo fiscale, che venga, che sia occasione non semplicemente di una distribuzione di risorse o di poteri nella sussidiarietà verticale, ma che sia occasione per far nascere la sussidiarietà orizzontale. Secondo elemento che viene dal rapporto, questa ancora difficoltà da parte del cittadino nel percepire l'importanza della sussidiarietà, quindi il fatto che se si va al cittadino comune la percezione della sussidiarietà sia più ridotta, dell'importanza della sussidiarietà sia più ridotta, significa che le battaglie anche di carattere movimentiste per dare valore e centralità nel dibattito pubblico al tema della sussidiarietà devono sicuramente essere nuovamente alimentate. Dopo le elezioni regionali ci sarà un momento in cui torneranno insomma, all'attenzione le riforme istituzionali, il momento in cui ci saranno cambiamenti possibili, in cui il Parlamento sarà portato a prendere decisioni importanti, ci saranno momenti in cui i diversi livelli della pubblica amministrazione locale saranno in qualche modo chiamati a interrogarsi sui diversi ruoli. Fare tutto questo, non solo parlando tra detti lavori, ma con una spinta di opinione pubblica che rivendichi questo maggiore spazio di libertà, questo maggiore spazio di partecipazione deriva dall'applicazione del principio di sussidiarietà, credo che sia molto importante e molto determinante. Quindi da questo rapporto traggo uno spunto per vedere, per comprendere che la sussidiarietà ha fatto molti passi avanti, ma forse sta giungendo un momento in cui bisogna concentrare energie per fare un vero e proprio salto di livello, e io mi auguro che insieme ANCI, comuni principali e Fondazione Sussidiarietà riescono a farlo. Grazie.
Grazie all'onorevole Alemanno. Solo uno spunto in conclusione. La realtà, diceva Giorgio Vittadini, non è bianca, nera, di destra, di sinistra, pubblica o privata, non c'è politica e amministrazione che si contrappongono, ma la realtà è multiforme. Mi sembra che il dibattito, la presentazione del rapporto e il dibattito abbia dato molti spunti per asseverare questa affermazione. Molti spunti e anche molti esempi, non sono stati programmati, ma il sindaco di Roma che parla del Banco Alimentare, il sindaco di Torino che parla della Piazza dei Mestieri, l'intervento delle Camere di Commercio che possono sostenere questo lavoro. Ecco, tutti questi spunti e queste realtà che emergono nella nostra società civile, nel nostro tessuto sociale, sono veramente una speranza per il Paese. Un Paese che sta crescendo, che sta cambiando, ma che deve andare verso spazi di libertà più ampi. Non a caso noi abbiamo sempre pensato alla sussidiarietà come a un altro modo con cui si può parlare di libertà, e anche l'ultimo intervento del sindaco Alemanno ci ha fatto vedere come l'ultimo miglio in tema di sussidiarietà orizzontale debba andare a cadere sulla libertà di scelta, perché è la libertà di scelta che può essere in grado di far distinguere chi, partecipando alle reti pubblico-privato, è davvero meritevole oppure va a rimorchio riproducendo vecchie logiche. Quindi libertà, libertà di scelta, capacità di valorizzare quello che c'è e capacità di costruire. Noi abbiamo bisogno di società, di realtà sociali, di punti di aggregazione che, tenendo vivo un desiderio di verità, di bellezza e di giustizia, possano davvero costruire una possibilità per tutti, una società che sta diventando sempre più multiculturale, molto più aperta, una possibilità per tutti di avere buoni servizi, capacità di dialogo, capacità di efficienza e di poter rispondere ai bisogni delle persone. E mi sembra che sia una cosa che è stata detta anche oggi: i bisogni delle persone non sono generici, sono i bisogni di ogni singola persona, e quindi dobbiamo andare verso una capacità di risposta ai bisogni delle singole persone che coinvolga tutti, dentro una capacità di collaborazione pubblico-privato, dentro una capacità di collaborazione tra vari livelli di governo, perché certamente i comuni sono importantissimi, ma abbiamo una serie di strutture amministrative che vanno valorizzate e ripensate. In questo senso il lavoro non finisce qui. La Fondazione per la Sussidiarietà da adesso in poi ha in mente e sta già lavorando per costruire un archivio di buone prassi, e se qualcuno di voi ha degli spunti da suggerire, come abbiamo fatto anche nella parte finale del rapporto che è dedicato appunto a casi di sussidiarietà applicata, ecco, questo può essere la possibilità per tutti di avere a disposizione esempi riproducibili che possano aiutare la crescita delle nostre società, dei nostri comuni, delle nostre regioni e anche del nostro Stato. Ringrazio tutti i partecipanti, chi ha contribuito è intervenuto in questo dibattito offrendo la sua competenza, la sua esperienza e anche il ringraziamento e il riconoscimento del lavoro fatto. Ringrazio tutti voi che avete ascoltato, le istituzioni che sono interessate, hanno sostenuto e sostengono il nostro lavoro, e penso di potervi dare appuntamento all'anno prossimo, quando presenteremo il nuovo rapporto. Grazie. Grazie molto, è veramente un piacere. Questo che ha detto sui libri di testo.